Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di giardino con voi in specifico di una pianta molto molto interessante, benché poco conosciuta, il cisto, chiamato botanicamente cistus. Ne esistono più di 20 specie diverse e si presentano in comportamento diverso, più strisciante o pochino più eretto, con altezze che vanno da 50 cm a poco sopra un metro, fino a 2 metri nelle nuove varietà ibridate. Hanno colore del fiore che va dal rosa pallido al rosa pochino più scuro, al bianco, addirittura anche giallo o bianco con all'interno delle macchie rosso porpora al centro. Sono cespugli che amano il pieno sole, tipici della macchia mediterranea, quindi questo dice già tutto, ma si possono anche piantare in posizioni di mezz'ombra, come si vede esattamente in questa posizione, dove non è particolarmente soleggiata. Qui siamo davanti al Cistus incanus, che ha questa particolarità di avere questo fiorellino che adesso è rosa, un pochino più pallido, quando sboccia la mattina è un pochino più rosato, poi sbiadisce leggermente, è un fiore che dura un giorno solo, domani sbocceranno altri fiori, e ha questa particolarità, leggermente stropicciati i petali. Sono piante che sono molto molto simili come aspetto alla salvia, ne vedete le foglie, molto molto simili, infatti esistono anche varietà che sono proprio chiamate salvifolius, e hanno un aspetto sembra abbastanza tomentoso, appiccicoso, molto aromatico e anche coperte di peluria. Questo perché? Perché essendo piante della macchia mediterranea sono piante che sopportano molto bene terreni molto poveri, molto sciolti, anche degradati e molto secchi, e questa particolarità, questa peluria sulle foglie che è quasi appiccicosa, vedremo poi in seguito, ne parlerò tra un po', e proprio questo aspetto anche quando in piena estate manca acqua e sono veramente asciutte asciutte, hanno sete, si accartocciano ancora di più, si pensa che siano in fin di vita, in realtà basta una piccola pioggia perché loro poi si riaprano e cioè, le foglie si distendono di nuovo e siano di nuovo presentabili al meglio. Diciamo questa particolarità di questa tomentosità sulle foglie e questo arricciare il petalo del fiore è proprio una strategia che la pianta adotta per evaporare al minimo, quindi risparmiare l'acqua all'interno dei tessuti. Queste piante sono anche in grado di emettere delle sostanze chimiche al loro interno che ne evitano l'appetibilità verso gli animali selvatici, quindi sono anche molto adattate proprio per giardini aperti, in aperta campagna, dove c'è un certo passaggio di animali selvatici. Devo dire che queste piante io ho da tanti anni e quindi ho già una certa, certa esperienza, e devo dire che è successo una volta sola in un inverno particolarmente rigido che i caprioli siano passati e le abbiano cimate, altrimenti effettivamente bisogna dire che sono ignorate dagli animali di passaggio e non sono molto appetitose. Come abbiamo detto, vogliono terreno molto molto sciolto, non amano terreni troppo pesanti, troppo argillosi, e anzi sono piante che crescono proprio in zone anche abbastanza deturpate, andiamo a vedere nella macchia mediterranea, quindi molto secca, o in zone dove sono appena passati degli incendi, perché hanno una particolarità che le capsule che contengono i loro semi hanno dei tegumenti molto duri, molto spessi, che difficilmente malvolentieri si aprono per lasciare andare al vento i semi. Quindi una cosa che può aiutare è proprio il calore, con il calore queste capsule proprio esplodono, si rompono questi tegumenti e permettono al seme di potersi allontanare, quindi di diffondersi, e veramente se ne trovano nei, diciamo, allo stato spontaneo, è una pianta originaria autoctona della Grecia che comunque poi si trova su tutta l'area mediterranea, vanno a creare proprio la caratteristica insieme a altre piante flora mediterranea. Come abbiamo visto, l'aspetto quando non sono fiorite non è molto apprezzato, per questo sono piante che per anni e anni e anni
per il giardino non hanno avuto un grande successo, perché sono molto belle alla fioritura, perché si riempiono proprio adesso col Cestus incanus, che è questo, siamo già alla fine della fioritura, quindi non è più veramente pieno di fiori, ma si trasformano in cuscini pienissimi di fiori, quasi non si vedono più le foglie. In questo caso l'incanus comincia a fiorire a fine aprile, adesso siamo a fine maggio, sta ancora fiorendo, quindi diciamo ha una lunga fioritura. Se poi questi tipi di cespugli andranno inseriti in macchie insieme a altre piante proprio della flora mediterranea, sicuramente diciamo si ha un po' quell'impatto che quando non sono fioriti sono abbastanza tristi, perché diventano un po' grigiastre, non hanno un verde molto brillante. Dall'altra parte, se noi andiamo a combinarle in grandi macchie e andiamo a mettere insieme a queste piante che non siano troppo invadenti, perché non sopportano vicino piante che sono troppo esuberanti, hanno bisogno di spazio per crescere e hanno bisogno proprio di stare belle larghe. Ma noi potremmo ad esempio con degli aster o con dei crisantemi o con delle graminacee andare a creare delle bellissime aiuole anche nel nostro giardino. Io invece le ho piantate così, dove avevo dei punti particolarmente difficili, dove, come questo che è un pochino troppo in ombra, invece altre rive dove l'ho piantata, perché ho provato a piantare soprattutto questo, l'incanus, vi dirò poi anche perché, un po' ovunque per vedere proprio come reagisce, come si comportava. E bisogna dire che ad esempio nelle rive piuttosto ripide, esposte completamente al sud e quindi al sole estremo durante l'estate, sono le uniche che sopravvivono, quindi e hanno proprio una bella resa significativa, un bellissimo impatto visivo, e questo è già una grande cosa, e quindi io mi accontento di farle crescere proprio in questi posti dove difficilmente riuscirò a fare crescere altre piante. Ci sono altre varietà come il Lauriflorius, che ha foglie molto simili, più scure, lo vediamo poi dopo, ve lo faccio vedere, che comincia adesso la fioritura, cioè a fine maggio, quindi anche le diverse varietà possono anche offrirci un po' di, diciamo, poter prolungare la fioritura di questi cespugli. Ecco, queste quando le ho piantate, questo Cistus incanus, naturalmente il bianco spino era molto più piccolo, alle spalle dal cameraman c'è il ciliegio selvatico e il pero, erano anche più bassi, quindi questa è una riva molto difficile dove abbiamo roccia molto superficiale, un terreno difficilissimo e anche molto esposto al sole. Adesso abbiamo già un paio di ore di sole in meno, comunque guardate come si è allargato bene, che bellissimi cespugli con questa forma proprio a cuscinetto. E purtroppo, ahimè, non siamo riusciti a farvela vedere proprio quando, vi ho detto, quando è un batuffolo di fiori, perché questo maggio, quest'anno è stato particolarmente piovoso, umido, e quindi era difficile fare le riprese al momento giusto. Comunque basta vederla così e si capisce già l'interesse che può avere una pianta di questo tipo nel nostro giardino. Naturalmente tenete solo conto che essendo una pianta della flora mediterranea, avrà bisogno di temperature non di forti geli, quindi di temperature un pochino più elevate, e soprattutto non sopporta i venti freddi, quindi dovete metterle in posizioni, anche se non vivete nella zona costiera, come tra l'altro siamo noi siamo a 500 metri dell'entroterra di Savona, versante padano, con inverni freddi, ma in posizioni riparate, guardate che spettacolo, è una meraviglia. Si può moltiplicare per talea più o meno facilmente, abbiamo anche qua una varietà che è autoctona proprio di questa zona, e ve la facciamo vedere, e certe specie sono un pochino più facilmente riproducibili con talea, il Cistus incanus è leggermente più capriccioso, però comunque dà ottimi risultati. Tutte le piante che ho qua, io ne ho diverse, ne ho proprio tante, sono nate tutte per talea, quindi non demoralizzatevi se non riuscite al primo tentativo, comunque non demordete, perché si può fare, e come vi ho detto, io ne ho veramente tante piante. Ecco, bisogna dire adesso una cosa molto interessante, che questa pianta è poco conosciuta per
diciamo come pianta decorativa per il nostro giardino, ma in verità è una pianta che ha una storia molto molto lunga. Infatti, proprio nella sua zona dove cresce assolutamente spontanea, e la Grecia, è autoctona della Grecia, è conosciuta già dai tempi dei Greci ed utilizzata perché è una pianta dalle varie e molteplici virtù medicinali e officinali. Infatti non è stata tramandata, queste sue virtù non sono state tramandate solo per via orale di persona in persona fino ad arrivare ai giorni nostri, ma è importante sottolineare che anche diversi studi scientifici negli ultimi anni hanno proprio confermato queste virtù. In pratica possiamo dire che sono piante ottime, che hanno proprietà antivirali, antibatteriche e antifungine assolutamente importanti. Infatti venivano utilizzate proprio dai Greci sia le foglie che i fiori per ad esempio le ferite, perché non avevano come noi il cerottino o tutte le cose che abbiamo adesso. Venivano applicati questi impasti di foglie o di fiori o entrambi direttamente sulle ferite, a parte per cicatrizzarle, quindi per rendere più veloce la cicatrizzazione, ma anche proprio per proteggere dall'intrusione di batteri all'interno della nostra pelle. E questo è una cosa che è assolutamente importantissima. Inoltre si possono anche utilizzare, se voi le avete o le volete poi coltivare nel vostro giardino, a parte che per la bellezza, le potrete anche coltivare per farne una tisana, che si può fare sia con i fiori freschi che con le foglie giovani. E questa tisana ha le stesse proprietà, come abbiamo detto, antivirali, antibatteriche, antifungine, quindi si possono utilizzare in caso di problemi all'apparato respiratorio o all'apparato gastrointestinale. L'unica accortezza, bisogna dire, il sapore di questa tisana è molto molto piacevole, ma dovete utilizzarne in piccole quantità, un pizzico per tazza, non esagerate, fate le prove, partite con poco, eventualmente potete aggiungere poi la prossima volta, e non lasciatele in macerazione troppo a lungo. Abbiamo parlato di tisana, quindi non vanno bollite, vanno messe a fuoco spento, coperte d'acqua calda bollente, oppure inserendo le foglie nella pentola dove l'acqua appena bollito è spento il fuoco. Non lasciatele troppo a lungo perché altrimenti diventa abbastanza torbida questa nostra tisana e non è più così piacevole da bere. Oltretutto tenete anche conto che queste piante, abbiamo visto, hanno questa foglia molto lanuginosa ma anche molto aromatica e in certi casi anche abbastanza appiccicosa, si sente che sono molto ricche di resina, di olio resine, quindi andranno a macchiare il nostro pentolino dove andiamo a metterle in macerazione. Quindi non usate il vostro servizio migliore per fare la tisana di cisto, ma usate un pentolino di uso comune, perché poi dopo dovrà essere lavato con una paglietta un po' bene, perché lascia proprio questa resina, tende anche ad attaccarsi al pentolino stesso. Una curiosità molto interessante è che la famiglia delle le varie specie del cisto, gli antichi greci le utilizzavano anche proprio come incenso o nei profumi. E proprio perché queste foglie hanno questa appiccicosa, hanno questa oleo resina che veniva estratta in un modo un po' particolare, per questo era molto molto preziosa e anche molto ricercata, perché se ne trovava e se ne aveva in piccole quantità. Infatti basti pensare che per ricavare questo labdano, che questa oleo resina, venivano fatte pascolare le pecore all'interno di queste macchie di cisto, di cespugli di cisto, poi quando si andava a tagliare il vello alle pecore veniva fatto bollire e qui veniva proprio poi divisa questa oleo resina che abbiamo visto molto preziosa. Un altro sistema che pare sia ancora ad oggi in uso nell'isola di Creta è quella di utilizzare un apparecchio, un attrezzo particolare costituito da fibre
da stringhe, diciamo così, di cuoio che vanno passate tra i cespugli quasi, diciamo, frustando i cespugli naturalmente in modo delicato, in modo che questa oleoresina si attacca a queste stringhe di cuoio e poi viene poi grattata via e viene proprio utilizzata, come ho detto, ancora oggi, soprattutto nella fabbricazione dei profumi. Queste piante, tutte le piante di cisto, inoltre hanno veramente proprietà assolutamente, e questa è stata una ricerca che è stata fatta adesso con la modernità, visto che usiamo molti prodotti cosmetici e diciamo sono più alla portata di tutti, mentre invece tanto tanto tempo fa i prodotti cosmetici erano solo per qualcuno, non per tutti, ecco, non tutti potevano permetterselo. Ha proprietà assolutamente interessantissime e anche noi nel nostro laboratorio, da quando l'abbiamo scoperta all'inizio come pianta ornamentale, proprio per un giardino moderno, perché si presta benissimo proprio al giardino moderno, e del giardino moderno ne avevo parlato in un video, e se volete capire cosa intendo vi lasciamo il link al di sotto del video così potrete andarvelo a vedere se vi va. Siamo poi passati a farne delle prove in laboratorio per la produzione dei nostri cosmetici che effettuiamo direttamente partendo dalle nostre piante nel nostro laboratorio. Abbiamo avuto risultati assolutamente clamorosi, siamo positivamente, molto molto positivamente contenti degli effetti che abbiamo riscontrato proprio anche nella parte cosmetica. E se vi interessa conoscere questo lato, quindi l'applicazione di queste piante proprio in cosmetica per l'utilizzo della bellezza, ma non solo della bellezza inteso per essere bello, proprio di mantenimento in forma della nostra pelle, e automaticamente se la nostra pelle sta meglio, anche noi stiamo molto meglio e ci presentiamo, anche se non siamo più così giovani, sempre comunque con un aspetto più giovane. Vi riporto a un blog che ho postato sul mio sito internet, di cui vi lascio il link al di sotto del video, così se volete andarvelo a leggere, lì andrò proprio a approfondire il tema cisto e cosmetica, e in special caso proprio con la nostra produzione e i risultati che noi abbiamo apprezzato molto nel nostro laboratorio. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!